Vito Galluffo, candidato a sindaco per la città di Trapani. Ha sciolto la riserva proprio la settimana scorsa e chiediamo al candidato che rumors ci sono e che entusiasmi attorno alla sua di candidatura. L'entusiasmo tocca a voi verificarlo, a me tocca battermi per cercare di ridare a Trapani una speranza e una certezza sul futuro, ma soprattutto sul presente, per eliminare risse, rese, diatribe, polemiche e riportare Trapani nello splendore antico e rinnovarlo e potenziarlo per il futuro. Lei ha detto in una nostra già passata intervista, Trapani senza nebbie e ricine, un riferimento a Giacomo Tranchida? Assolutamente no, non ho il piacere di conoscerlo, è solo un riferimento alla incapacità dell'amministrazione di Erice di dare risposte concrete. Erice è rimasta nel torpore più assoluto, Erice è un cimitero d'inverno, Erice d'estate è in stato comatoso, non è riuscita a uscire fuori dai confini territoriali se non che per una ragione, quella pista ciclabile che ci ha reso ridicoli nel mondo, quindi non sono riferimenti personali, ma sono solo ed esclusivamente riferimenti ad incapacità di amministrare. Dopo 10 anni di continuità amministrativa monocratica. Una convergenza su Vito Galluffo che parte in modo trasversale, tanti movimenti civici, ma domani una riunione del centrodestra che pare proprio abbia l'intenzione di convergere su Galluffo. È una sua candidatura che cresce a questo punto e che realmente si interpone nei confronti di Tranchida. Ma non è, intanto non si contrappone a nessuno. La mia candidatura sorge attorno a un progetto e nell'interesse esclusivo della città. La convergenza di quest'area centrodestra liberal-socialista deriva soltanto dall'esigenza di dare pulizia a Trapani, volti nuovi e diversi. E per nuovo non intendo anagrafico, intendo nuovo nel senso politico della parola e per ridare quindi a Trapani speranza, dignità e futuro. Quante liste abbiamo in questo momento allestite o da allestire? Ci sono dei tavoli di lavoro, certamente 4 liste, non pensiamo e non penso di volerne fare di più, ma anche se pressano molti per ampliare, le liste sono già pronte, le stiamo elaborando, rifinendo e lavoriamo per dare alla diversità una unità e convergenza su un progetto, un programma con intendimenti comuni. Un professionista prestato alla politica, in questo caso possiamo dire, con che emozione si accosta lei, Vito Galluffo, a questa candidatura, a questa nuova esperienza? È una grande emozione, è un'emozione che nasce dal sapere di poter contribuire a risvegliare Trapani, a risvegliare le coscienze sopite che si erano addormentate per colpa di questo tipo di politica triste, becera, antica, che purtroppo continua a riproporsi con tutto lo scenario che sta verificandosi attualmente. Grazie, buon lavoro. Anche a voi, grazie.